Parliamo di una cosa trasgressiva, molto trasgressiva, trasgressivissima, il peccato. Mia colpa, la grandissima colpa, supplica, grazie, sempre Vergine Maria. Una cosa che forse sta passando un poco di moda, ma a noi non ce ne importa niente perché tanto prima o poi deve tornare di moda. Per mia colpa, la grandissima colpa. E dov'è? Non è che non si pecca più, eh? E infatti siamo e restiamo tutti quanti peccatori. Quindi qui il punto non è se abbiamo peccato oppure no, ma se smettiamo di peccare oppure no. Per cui vi dovete prima pentire! E come si fa? Perché se tu vuoi smettere di peccare basandoti soltanto sulle tue capacità etico-morali, provaci e dimmi se ci riesci, perché io ancora devo conoscere quella persona che ce l'ha fatta. Io mi metterei a piangere. Qui la soluzione è un'altra, e ci viene offerta dal Vangelo di Giovanni, con il peccato più frequente dell'uomo. È un'adultera, deve essere punita secondo la legge. L'adulterio. Portatela dal maestro. Via, via. E infatti la protagonista di oggi è una donna di facili costumi. Ma perché l'adulterio è il peccato più frequente? Perché non stiamo parlando semplicemente di tradire il marito o la moglie, ma proprio di tutta la dimensione affettiva, cioè dell'infedeltà anche nelle piccole cose. E quando un uomo non è più fedele a Dio, significa che sta dando la vita ad altri. Ora, questa donna ha un problema. Maestro, che dobbiamo fare? Questa donna è stata colta in flagrante adulterio. La legge di Mosè dice di lapidarla. E la lapidazione è proprio una brutta condanna. E tu cosa dici? E sai cosa dice Gesù? Rispondi, maestro. Cosa dobbiamo decidere? Un bel niente. Anzi, scrive per terra. Chissà che cosa scrive. Forse i peccati dei farisei, visto che alla fine dirà quella famosissima frase. Chi fra di voi è senza peccato, scagli la prima pietra. Scagionando così la donna e inchiodando tutti gli altri. E infatti la storia finisce in maniera assurda, perché i farisei, che erano quelli impeccabili appunto, se ne andranno via autodichiarandosi peccatori, mentre la donna, che aveva pubblicamente peccato, se ne andrà via senza peccato. Va, e non peccare più. E in altre parole, che ci insegna questa storia? Che l'adulterio non è il peccato di alcuni, è il peccato di tutti. Perché quando ci allontaniamo da Dio, ce ne andiamo sempre da qualcun altro, qualcos'altro che lo sostituisce. Ed è quello che fanno i farisei alla fine, si allontanano tutti da Gesù. La donna no, la donna resta, perché ha capito che l'uomo con il quale stava prima non gli dava niente di buono, soltanto problemi. Invece la vera persona che i problemi glieli toglie è Gesù, ed è solo stando con lui che si smette di peccare veramente.